Il Signore per bocca di San Giacomo ci mette in guardia contro i mali che vengono dalla lingua e ci esorta a tenere a freno la lingua, perché è come il timone di una nave, perché dirige tutta la nostra vita, per cui dice che chi sa frenare la lingua è uomo perfetto. E poi parla di tutti i mali che può produrre la lingua ed esorta a tenerla a freno, a dirigerla bene, perché dalla lingua può procedere il bene e il male, per noi e per quelli che stanno attorno a noi. È come una piccola fiamma, un cerino che buttato in una foresta può incendiare tutta la foresta. Con la lingua benediciamo il Signore, facciamo tanto bene, portando la parola di Dio, possiamo salvare. Con la lingua possiamo condannare e rovinare. Ecco perché chiediamo questa mattina al Signore di mettere un morso alla nostra bocca, di frenare la lingua e di aprire la nostra lingua a lodare Dio, a benedirlo per tutte le meraviglie che ha compiuto, per tutto il bene che ci ha dato, di aprire la lingua e la bocca per proclamare la parola del Signore che può salvare tante anime, ma di frenare la lingua quando questo dovesse nuocere al prossimo e tanto più quando dovesse questa lingua maledire Dio o maledire gli altri che sono fatte di immagine di Dio. O Signore Dio Onnipotente, noi ti preghiamo di frenare la nostra lingua. Tu ci hai data la parola, questo grande dono dato soltanto all'uomo, perché gli angeli non parlano, perché le bestie non parlano, è prerogativa dell'uomo. Tu ci hai data la parola perché facesse eco la parola eterna e perché attraverso la parola venisse manifestata la verità, la bontà, tutto ciò che è bene. Signore, ti chiediamo questa mattina, tu che ci hai data la parola, fa che la nostra bocca si apra alla parola di sapienza e di saggezza e si chiuda a qualsiasi parola insussa. Perché, come tu hai detto, di ogni parola inutile dobbiamo chiedere conto a te. Signore, scendi qui in mezzo a noi, parola eterna, scendi dentro di noi e dacci la tua parola, perché con la tua parola noi possiamo annunziare al mondo che tu sei il Signore e possiamo governare noi stessi, dirigere noi stessi nella via della pace. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, degnati di benedire questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno
e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. È un fatto centrale nella vita di Gesù, raccontato da Matteo e da Luca e ricordato dall'Apostolo Pietro nella sua lettera. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli sul Tabor, che si erge proprio sulla riva del lago di Genezaret. È bello contemplare quel mare azzurro proprio dalla sommità del Tabor. Un luogo incantevole. Gesù è in viaggio verso Gerusalemme. Durante il viaggio ha parlato con i suoi discepoli. Ha detto che è necessario che il Figlio dell'uomo vada a Gerusalemme. Là lo prenderanno, lo crocifiggeranno, lo metteranno a morte. I discepoli non comprendono, non vogliono comprendere questo discorso. Gesù lascia gli altri discepoli a valle e con Pietro, Giacomo e Giovanni sale sul monte. Là sulla montagna si trasfigura davanti ai loro occhi, incantati. Un fulgore più grande di quello del sole avvolge Gesù. Accanto a Gesù due personaggi, Mosè ed Elia, i rappresentanti della legge e dei profeti. Essi parlano con Gesù. Gli apostoli non comprendono. Il discorso che tengono Gesù, Elia e Mosè. Ma il discorso verge sulla passione e morte di Gesù, sulla necessità che il Cristo muoia per redimere il mondo. Ma è un discorso difficile ad entrare nella mente dei discepoli. Ma ecco, ad un momento la voce del Padre che si fa sentire e scuote tutti: questo è il mio Figlio diletto, ascoltatelo. E il Padre del Cielo che addite Gesù, parola eterna che è scesa nel tempo, colui che porta la verità in mezzo agli uomini, colui che solo può rivelare Dio, colui soltanto che con autorità può parlare agli uomini, fatta di immagini di Dio, e può invitarli a camminare nella via della salvezza che Lui stesso. È interessante questa parola del Padre: ascoltate Gesù. Lui solo è la verità. Lui solo conosce la verità. Lui solo porta la verità in mezzo agli uomini. Se volete essere nella verità, ascoltate Lui. Gli apostoli pensano a se stessi. Sono incantati da quella visione. Pietro, inebriato, dice: Signore, com'è bello stare qui. Com'è bello. Facciamo tre tende, una per te,
una per Elia, una per Mosè, e noi ce ne staremo qui, come in cielo, beati, a vederti ed ascoltarti. Ma ad un tratto una nube avvolge tutti e tutto si dilegua, si ritrovano gli apostoli con Gesù nelle vesti usuali. Si stropicciano gli occhi gli apostoli, così è avvenuto. E Gesù dice: discendiamo adesso a valle e proseguiamo il cammino, però non dite a nessuno quello che avete visto fino a quando il Figlio dell'uomo non sarà risuscitato dai morti. E gli apostoli scendono con Gesù, gioia nel cuore, mestizia nel cuore insieme. Si domandano tra di loro: che significa risuscitare dei morti? Perché questo silenzio che noi dobbiamo tenere su questo avvenimento? E che cosa significa questo risuscitare dei morti? Si congiungono con gli altri apostoli e Gesù riprende il cammino e continua il discorso. Qual è il discorso? Gesù, prima di salire sul monte, lungo la strada, tiene il discorso sulla sua passione e morte. Là, sulla montagna, i due grandi intercessori e i due grandi parlatori del Vecchio Testamento, Mosè ed Elia, parlano con Gesù della necessità della sua morte. Gesù scende e riprende il discorso sulla sua passione e morte e si avvia verso Gerusalemme, dove salirà il Calvario, sarà messa a morte per la redenzione dell'uomo. È interessante questo discorso di Gesù, perché il Padre ci dice: ascoltatelo, ascoltatelo. È il discorso della passione e morte del Signore. È il mistero pasquale che si para davanti ai nostri occhi. E nel mistero pasquale c'è il mistero della nostra vita, perché se vogliamo essere salvati dobbiamo entrare nel mistero di Cristo, nel mistero pasquale della sofferenza, della morte e della risurrezione. Quello che avviene a Cristo avviene anche a noi nella vita. Siamo nello stesso percorso, perché Egli è la via, l'unica via. Per noi anche il discorso di dover patire, soffrire per entrare nella gloria. E il discorso della sofferenza umana, del rinnegamento da parte degli uomini, se siamo ascoltatori del Vangelo, se siamo seguaci di Cristo, avremo persecuzioni, saremo rinnegati dagli uomini. E se vogliamo essere a parte della gloria di Cristo, dobbiamo soffrire e accettare ogni sofferenza che Dio ci manda per essere a parte della croce di Cristo ed essere così a parte della gloria di Cristo nella risurrezione. Però è su un particolare che io voglio fermarmi, che è proprio di Marco. Gesù, nel viaggio di ritorno, ha un discorso con i discepoli, proprio
è lui che dice: ma noi sappiamo che prima deve venire Elia, prima di tutte queste cose. È un'interrogazione che gli apostoli rivolgono al Signore. Lo interrogarono: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia, prima della passione e morte del Signore? E Gesù risponde: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Però comprendete quello che vi ho detto, come sta scritto del Figlio dell'uomo: egli deve molto soffrire ed essere disprezzato. Questo è il punto centrale della rivelazione. Elia, sì, ma Elia è già venuto. È già venuto, ma non hanno ascoltato la sua voce. È venuto il mio precursore, Giovanni Battista. È l'interpretazione che dà un altro evangelista. Già è venuto e ha annunciato che io sarei venuto in questo mondo, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, lo hanno ammazzato, come sta scritto di lui. Chi dice la verità è ammazzato. Hanno ammazzato Elia, che apriva la bocca per dire la verità. Il peccato non resiste di fronte alla verità, e quando insorge il peccato uccide la verità, o uccide colui che dice la verità, perché la verità non può essere uccisa, la verità è Dio. Ma uccide chi porta la verità. Venne Gesù: Maestro, venne Gesù, la verità stessa, e lo hanno eliminato perché diceva la verità. Il peccato in questo mondo è l'autore del peccato in noi, il maligno. Non sopportano la verità. Diceva Gesù di lui che la verità non è lui. Fin dall'inizio egli è decaduto dalla verità, e tutto ciò che è sulla sua bocca è falsità, e ciò che è falso, ciò che è male, non può sopportare il vero. Non so portare, posso portare il buono, il bene. Ed è per questo che nella lotta il male cerca di eliminare il bene, la menzogna cerca di eliminare la verità, ma la verità eliminata risorge, il bene eliminato risorge, Cristo risorge, e ogni menzogna viene distrutta, ogni inganno viene debellato, il maligno viene conculcato. Però è pur vero quello che dice Gesù, che chi dice la verità viene eliminato dagli uomini. Nel mondo non c'è la verità, ma non per questo dobbiamo noi uscire dalla via della verità. Dobbiamo dire la verità e dobbiamo praticare la verità, e la verità è Cristo Signore, che dobbiamo parlare Cristo e dobbiamo vivere Cristo, perché è la verità che confonde la menzogna
è la verità che vince tutto il malessere di questo mondo. Fratelli e sorelle, questo discorso è per noi. Possiamo anche noi soffrire, subire persecuzioni, perché pratichiamo la verità, che è la fede in Cristo Signore, perché diciamo la verità, che è Cristo Signore. Ma attenti alla verità. La verità non è quello che noi diciamo. Non sono le cose nostre la verità. Non sono i fatti quotidiani la verità. Sì, possono essere riflessi dalla verità, ma la verità di cui parla Gesù è Lui stesso. E quando il Padre dice ascoltatelo, ascoltate Gesù, ci vuole mettere tutti in ascolto delle verità. Noi facciamo risuonare nella nostra bocca le verità, cioè la nostra bocca deve essere come l'organo attraverso cui la verità viene ripetuta agli uomini. Siamo dei ripetitori della verità, ma per essere fedeli ripetitori della verità bisogna ascoltare la verità, bisogna ascoltare colui che è la verità, bisogna essere in ascolto costante di Cristo. Ed è qui che io voglio un momento attrarre la vostra attenzione. Senza un fedele ascolto di Cristo, di quello che dice Cristo di sé, di quello che Cristo dice del Padre, di quello che dice Cristo di noi, di quello che dice Cristo del mondo, noi non possiamo annunciare la verità. Ripete che quando parlo di verità non parlo delle verità contingenti, delle piccole verità o menzogne che noi possiamo dire, ma si parla della verità con la V maiuscola, la verità che è Dio. Soltanto stando in ascolto di Cristo, che è la verità, noi possiamo parlare secondo verità. Possiamo annunziare la verità, possiamo praticare la verità, di qui il bisogno assoluto di essere in ascolto di Cristo e soltanto di Cristo, perché Lui soltanto è la verità. Chiudiamo le orecchie ad altri ascolti, ad altri maestri, perché essi non dicono la verità. O intanto dicono la verità in quanto si rifanno alla verità, in quanto sono fedelmente trasmettitori, fedeli trasmettitori della parola di verità che è Cristo Signore. La verità è Cristo. Dove non c'è Cristo, ivi non c'è verità. In mezzo agli uomini oggi ci sono tante menzogne. Tutto il mondo è nell'inganno. Il mondo vuole eliminare Cristo, l'unica verità che può rendere libero l'uomo. E il mondo si incaponisce nel chiudere la bocca a chi porta la verità. Il mondo si incaponisce nel negare posto alla verità, apre le porte a tutte le menzogne, a tutti i maestri che si fingono portatori di verità, e chiude la porta a colui che è la verità. Non vogliamo che costui parli, non vogliamo che costui regni sopra di noi, è la triste realtà di oggi. Ma noi che abbiamo ricevuto la parola della verità, facciamoci risonanza fedele della verità, predichiamo Cristo, perché soltanto in Cristo è la salvezza dell'uomo. Qualunque cosa potranno dire, domandate, c'è Cristo? C'è Cristo.
se in qualunque dottrina, se in qualunque pratica non trovate Cristo, non trovate il Vangelo, ripudiate tutte quelle che vi dicono, ripudiate tutte quelle che fanno. Tutto questo fa puzza di menzogna, fa puzza del maligno, in cui non c'è la verità. La verità è Cristo, e tutto ciò che odora di Cristo, allora tutto questo è degno di essere ascoltato, preso, perché Cristo è l'unica verità del mondo, è l'unica verità per gli uomini. Chiediamo al Signore Gesù di essere radicati nella verità, per annunciare la verità, perché noi e tutti gli uomini possiamo essere liberi nella verità, come diceva lo stesso Gesù. O Gesù, tu sei la verità, tu sei l'unica verità, tu sei la verità che dà la vita e tu sei la verità che tracci la via perché l'uomo diventi libero, perché l'uomo diventi se stesso, perché l'uomo diventi Dio, come tu sei Dio, cioè partecipe della divina natura, perché l'uomo raggiunga il suo ultimo fine, che è quello di contemplarti e di annunciare sempre le tue lodi, o Dio eterno e misericordioso. Amen. Non sarà più la via cristiana. Il mondo di oggi dice che non bisogna soffrire, non accetta la sofferenza e cerca tutti gli espedienti per uscire dalla sofferenza. Il mondo di oggi predica che tutto si chiude in questo mondo, che non c'è né Tabor né gloria del cielo. Pertanto dobbiamo vivere qua giù, dobbiamo sorbire qua giù tutto il bene che possiamo. È per questo che bisogna migliorare la vita e bisogna eliminare ogni sofferenza a tutti i livelli. Oggi il mondo non accetta la dottrina della croce, perché è nemica della croce. Tutto questo è menzogna. La verità, o Gesù, è un'altra, quella che dici tu, quella che tu dicesti agli apostoli discendendo da Tabor. È necessario che l'uomo, figlio dell'uomo, patisca e sia messo a morte per entrare nella gloria. La verità è quella che dicesti tu nella via di Emmaus ai tuoi discepoli sconfortati. Era necessario che Cristo patisse. La verità è che se siamo consorti tuoi, o Signore Gesù, dobbiamo essere nella sofferenza e poi nella gloria. Ed è ineliminabile la croce dal cristiano. Un cristiano senza croce, un cristiano che non è crocifisso con la croce, non avrà mai parte con te. O Signore Gesù, questa è la verità. Fa che noi ripudiamo l'errore, la menzogna, e accettiamo la verità, quella che tu dici. Questa sera, questa mattina, Signore, noi vogliamo pregare
non perché tu elimini la sofferenza dalla nostra vita, sarebbe eliminare la croce, e senza la croce non c'è salvezza, ma ti chiediamo la forza di sopportare la sofferenza, ti chiediamo la croce, la grazia di superare le prove che tu ci mandi. Se tu vuoi guarirci da alcune malattie, guariscici, oh Signore, per mostrare a noi la tua misericordia, la tua presenza, ma non puoi tu eliminare la sofferenza dalla nostra vita. Signore Gesù, la malattia non l'hai creata tu, l'abbiamo creata noi, con i nostri peccati. Ed è per questo che ti chiediamo di liberarci dalle nostre malattie, sia quelle spirituali, sia quelle psicologiche, sia quelle fisiche. Ma non ci liberare completamente, e non ci puoi liberare completamente dalla sofferenza, perché sarebbe liberarci dall'appartenenza a te durante il pellegrinaggio terreno. Signore Gesù, ti chiediamo che si compia in noi la volontà del Padre, e se preghiamo per tutti i nostri sofferenti, se ti preghiamo per tutti i nostri malati, è per compiere un atto di amore ed è per innestarci in quell'intercessione che tu eserciti sempre, unico intercessore valido tra il cielo e la terra. Signore, noi entriamo nella tua intercessione come i due grandi intercessori, Mosè ed Elia, entrarono nella tua intercessione, ed entrando nella tua intercessione vogliamo chiedere al Padre che la sua misericordia scenda su di noi, ci liberi da tutti gli ostacoli che si frappongono alla nostra salvezza, ci liberi dalle malattie, ci liberi dalle sofferenze dello spirito, ci liberi da tutto ciò che rende difficile il nostro cammino. Signore Gesù, noi pregando per i sofferenti o pregando per noi, vogliamo entrare nella tua intercessione, vogliamo entrare nella volontà del Padre. Nulla avvenga in noi che non sia in conformità alla volontà del Padre. Si compia, o Gesù, la volontà del Padre, come in cielo, così in terra. Amen.